Pronto? Buonasera, io stare da Marcon fare palestra adesso. Lei cosa desidera? Ok, Ok, va bene, ti chiamo un altro momento. Ciao. ciao. Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Oggi mi allenerò in una home gym di fortuna situata in un garage dalle parti di Vicenza. E oh, ma che cavolo? Matteo, ma che ci fai qui dentro? Ciao a tutti. Ma tu vivi qua dentro? Sì. Ah, c'è anche Matteo Marcon. Quindi si presuppone che sia la home gym. Beh, già che ci sei, mostraci un po' la mercanzia. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti qui nel mio regno patato. Questa è la mia home gym. Ricavata dal mio garage doppio, insonorizzata, resa total black. Facciamo vedere tutti i pannelli. Cioè lui può fare stacco da terra senza che i vicini rompano i coglioni. Venendo da un'esperienza brutta nelle palestre commerciali, ho fatto insonorizzazione delle pareti e gommatura da 4-5 cm per terra. Come vedete anche il pannello d'ingresso è completamente insonorizzato, perché con tutte le uova che si mangia Matteo, giustamente cosa ci fa con gli involucri? Ci ha insonorizzato la stanza. Pensate che ingegno. Ora, c'è tutto qua per fare bodybuilding, powerlifting, c'è cavi, cavetti e cavucci, ci sta una bella rastelliera con 50 kg che oggi utilizzerò per fare gli estensioni manubri su panca. Abbiamo una panca inclinabile, tutta rigorosamente strength shop. Poi abbiamo due macchinari per le gambe, una leg extension, volendo anche una leg curl, penso, sì, no? Leg curl, leg extension. E una pressa con dischi caricati sopra. Ma in ultimo, non per questo meno importante, un bel rack, bello spazioso, tutto sempre strength shop, se non sbaglio, vero? Sì. Piccola chicca di oggi, c'è un bilanciere che io avrei tanto voluto provare, ma non ho avuto modo, ed è la Training Nerve Bar. Questo è il modello nuovo, vero? Sì, questo è il nuovo modello. Che io proverò sia in panca, squat e stacco, e vi darò una mini recensione, oggettivamente parlando. Quindi adesso farò, diciamo, dei test massimali del giorno in tutte e tre le alzate e poi farò un po' di complementari. Magari Matteo mi dà anche qualche consiglio, perché lui non si allenerà, mi allenerò soltanto io. Se ricordate il video recensione che ho fatto a Matteo Marcon, avevo criticato l'uso dello specchio. Ovviamente ora non glielo voglio rompere, perché lo farei volentieri, ma semplicemente sposterò i ganci in modo che avrò lo specchio alle mie spalle. Quindi adesso praticamente sposteremo la Nerve Bar, cambierò i ganci mettendoli da quest'altro verso. Perché come ho detto, lo specchio non vi fa lavorare di propriocezione, perché voi vi fissate su un riferimento visivo, invece dovete ascoltare il vostro corpo, quindi la famosa connessione mente-muscolo, tanto cara ai bodybuilder, è qui che la facciamo. Io come sempre faccio riscaldamento veramente molto blando, più nervoso che fisico, quindi prendo i carichi e salgo mano a mano, non faccio grosse mobilità, non faccio niente. Ora, la cosa che non mi piace per adesso è che ha questi bumpers molto larghi che riempiono il bilanciere molto velocemente, specie uno con carichi come i miei. Infatti spero che per lo stacco ci sia abbastanza ghisa, ci sia abbastanza spazio su questo bilanciere per infilare tutta questa roba. Matteo oggi non si allena, farà da spotter e da caricatore, da motivatore magari anche. Farò 170, 190, 210, poi farò salti più piccoli per cercare il massimale del giorno. Se non ho troppo fastidio potrei anche caricare di più, tanto comunque le sbarre di sicurezza. Allora Matteo, mi carichi 190? Sì signore. Il tuo massimale per due, se non sbaglio? Sì, qua. Era il mio, quasi il mio massimale. Coleman ci fa le doppie, rigorosamente low bar. Non vorrei sbilanciarmi, ma mi sa che ho il cannone oggi. Ovviamente merito della Nerd Bar, poi dicono che sono fazioso. Oggi facciamo PR. No, PR è difficile, dovrei fare 275. PR della giornata. PR della giornata. Anzi, diciamo, carico più alto mai sollevato in questa home gym, penso. Non esageriamo. Cioè, chi è questi allievi più forti di me? Taglia, c'è taglia, taglia. Mi centro col petto, infilo sotto per non stare asimmetrico, guardo un punto fisso avanti a me. Non lo specchio, ovviamente. Un po' sbilanciato perché tutti questi bumpers mi destabilizzano. Ok. Leggero fastidio. Ah, proprio facile, invece. Ma sicuro che questi dischi sono tarati bene? Sì.
sembrano più leggeri. Vai Matteo, carica a 220, va. Mi sto appena scaldando. Eravamo 2.10, quindi vuoi passare direttamente a 230? Ma sì, dai, se no ti faccio lavorare troppo oggi. Facciamo salti più grossi. C'è tanto materiale da girare. Quindi 2.30, spero che ci sia abbastanza spazio per tutti i dischi. Questo bilanciere non è mai stato caricato così tanto nello squat, da quando sono arrivato io. Ho il piriforme rotto io. Ah, ok. Ora Matteo proverà a fare 2.30. E qua è il momento dove metti il montaggio Coleman e copri la faccia. La festa, Calli? Non so se ce la faccio. Sarebbe un mezzo squat quasi. Valida. Ora Matteo mi farà da spotter. Cosa stai facendo? Ah, non è uno squat da bodybuilder? No, Matteo, non mi devi neanche toccare. Chiedo scusa. Poi dopo ci fanno le battute sulla nostra presunta omosessualità. Chiedo scusa. Ecco. Pensavo fosse bodybuilder. No, non voglio accoppiarmi proprio oggi. Però comunque stammi dietro, eh. Non dovrei fallirla, eh. Però. Questi bumpers così larghi. Aria. Poi il problema sarà riuscire a capire come mettere altri dischi. Allora, visto che i 2.30 sono stati facili, abbiamo deciso di fare un bel salto di 20 kg, caricare direttamente 250. Abbiamo alzato anche le barre di sicurezza perché sono comunque carichi sempre un po' borderline. La difficoltà per adesso per me, da quello che ho notato, è che i tappetini sono molto morbidi e quindi mi sento un po' sprofondare dal carico, dal fatto che comunque i dischi sono molto larghi, quindi un po' oscillo. Quindi è un po' più difficile del solito. Siamo già a 5 kg più dell'entrata di gara. Ok, si va in scena. Come pensavo, il bilanciere balla troppo. Mi sono sentito oscillare indietro per sti fatto di bumper. Ma è un bilanciere rigido da WL questo, in mia verità. È un bilanciere rigido. Non lo so, 2.60 rischio che oscillo troppo, non voglio rischiare oggi. Mi fermerei qua quasi quasi. Tu che dici? Sì. Adesso vediamo se la panca di Matteo almeno sia abbastanza dura per me. La pressione non mi fa impazzire. Ok, lascia caricato 70 kg. Allora, la panca, da quello che ho visto, non è regolamentare, quindi è un po' più bassa del solito. Questo vuol dire che il culo sarà più basso, avrà un leg drive meno efficace, meno arco, diciamo così. Carico con cui di solito inizio a riscaldarmi. Ora vediamo se Matteo riesce a staccarmi bene. Facciamo una prova con 120, in modo che se provo il massimo del giorno non ho problemi. Scendo piano piano. Andiamo a 140. Okay, adesso mi caricano 140 kg. Entriamo anche la cameraman che era dietro lo schermo, la ragazza di Matteo, Sara BBQ. Non so dove mettere questo affare perché se io poi faccio l'inarcamento devo mettere un po' tipo reggiseno così. Ecco, magari sta bloccato. Allora, 140 kg, massimale di Matteo Marcon, giusto? No. Ah. 160. Col fermo al petto? 160. Col fermo al petto? 160. Va bene. Vai, palla in faccia, Matteo. Okay. Questa è la regola. Bel mutandino rosa. Lascia, mamma mia, sei instabile sta panca. Prendi. Mi tocca lavorare di stabilità oggi tra il tappeto morbido e la panca morbida. A parte che mi sa che qui ci dorme veramente qua dentro. Sì, mi sa che la panca la cambio proprio perché anch'io mi trovo male. È almeno l'unica alzata che mi rimane da. Fatti mandare anche una panca in regalo da Filippo, già che ci sei. Gli scriverò. Ecco. Allora, 150 kg, massimale di Matteo Marcon, col fermo al petto, perché l'ho visto nel video. 150 per 2. Va bene, niente, oggi devo andare di più allora. Palla in faccia. E sgancia, non una bomba però, eh. Ok, sei passato meglio, lascia. Prendi.
forza c'è, ma la panca mi trovo malissimo per le scapole. Potenzialmente 70 è un buon carico da fermarsi oggi, questa roba. Mettiamo 60 e poi 70. Ok, 160 kg, che oggi mi sembra di stare sulle montagne russe. È specifico perché vogliamo allenare anche la stabilità e tutti i muscoli stabilizzatori, okay. Quindi è voluto. Fa un gran caldo, specifico anche questo, per perdere peso ovviamente e bere di più, anche perché tutto il nero qui con la luce riflessa fa ancora più caldo. Piano, a te come mi hai lanciato, lascia. Levati proprio. Prendi. Ora capisco perché Matteo ha le spalle grandi qua, ah, c'è un effetto U-shape da paura. Allora adesso andiamo a 170 e credo che mi fermerò qui perché faccio più fatica a tenerlo in mano che a spancarlo tra un po'. Qua la recensione comincerà che sarà negativa. Location 10 però. Sì sì. Arredamento ottimo. La piantina lì un tocco di classe. Ok, quando me lo passi lasciamelo piano piano. Devi sentire che io affosso, io sprofondo nella panca. Perché se me lo lasci di botta io devo stabilizzare di più. Piano piano, lascia. Molla piano piano. L'ho sentito tutto. Stop, prendi, basta così. Ok, adesso voglio il bilanciere là con 120 kg, quindi senza che scaricate tutto. Ti mando la parcella, visto che sto facendo la camera woman, la spotter, sto preparato da mangiare, ho fatto il caffè. Sei una powerlifter però, quindi è il tuo mestiere tutti i giorni scaricare e caricare i dischi, no? Vabbè, ma io ci ho carichi la metà di questi, quindi cioè... Non ce ne voglio di fare niente oggi. No, cioè, il VIP, e mi c'è un VIP che è venuto a trovarli e loro si lamentano. Io mi alleno, scarico e carico da sola. La cosa buona è che non c'è una sedia con i braccioli. Questo sfata il mito del fatto che Marcon si metta esattamente così per colpa della sedia. Lui è sempre così in realtà. Faremo lo stacco da terra sumo, testeremo la zirinatura di questo bilanciere, la sua flessibilità e anche la sua maneggevolezza e poi voglio vedere se effettivamente i cartoni delle uova che Matteo ha usato per insonorizzare funzionino. Quindi farò l'ultimo stacco pesante e da fuori filmeremo per vedere effettivamente il rumore che proviene dall'interno. Piano, poco, Matteo. Tenilo un po' anche per stasera. Mi sono emozionato. Ah, vabbè. No, la magnesite, ragazzi, che pensavate? Tutta questa magnesite mi ricorda quando facevo il pizzaiolo, che avevo sempre le mani sporche nella farina. Dopo gli ultimi scandali toccherà tornare a fare le pizze ormai. Mi godrò questi ultimi momenti da life coach. Praticamente lavoro a deficit perché sprofondo dentro. Da cambiare tutta la pavimentatura, per la prossima volta che torno. Bisogna. Ok, carichiamo, 170 almeno. Dischi della povertà. Cioè non hai un set di dischi omogenei? Cioè no. Un collage di roba incredibile qua dentro. Cioè un miscuglio di tutto. Dove li raccatti questi dischi? Li rubi dai tuoi allievi? Online, quelli che costano meno. Mi fai un set colorato, c'è troppo nero in questo posto. C'è troppo lugubre. Poi mi dicono che sono fascista, hai visto di nero, palestra nera. Pelato, duce, pose da duce. Voi sapete che in gara l'atleta non deve toccare i pesi, è sempre l'assistente che carica tutto. Cioè... Sì, ma qua io ho già cucinato da lì. Ma infatti non parlavo con te, parlavo con lui. Che vuoi? È caricato 160? No. Tu Matteo che fai, regola o sumo? Regola. Sumo mi hai fatto? Ci ho provato. Piriforme. Continuo a pensare che questi dischi non pesano un cazzo. Mettiamo 200. Abbiamo finito lo spazio, tra un po'. Io non so fino a dove arrivo oggi. Mi sembra tutto molto leggero oggi. Sono in forma o i dischi sono taroccati? Boh. Era 150 kg mi sembra. Che è 230, non so. Che è 230. Che viziato, Domingo. Hai detto, 230 detto? Voglio, perché qua i pesi, qua dentro pesa tutto di meno, quindi voglio fare salti più grossi. No, metti 2,30. Almeno lasciaci una buona recensione su TripAdvisor. Ma guarda, l'unica cosa che di recensione buona qui è quella piantina lì che mi piace tanto. No, perché scusa, il servizio? Ah no, beh, il servizio vicentino è sempre il top, l'ospitalità. Ok. Cioè mi hanno cucinato fit, però ho dovuto portare la roba da casa mia. Non mi hanno offerto la bistecca. T'ho fatto il riso. E non era basmati il mio preferito, era carnaroli. Però avevo una bilancina per il sale, quella mi mancava. Sono larghi abbastanza, giusto per il massimale di Matteo Marcon dei 2,40. Solo che mi sto ancora scaldando. Perché è una palestra fatta a misura. Cosa? Mia.
Ho capito, ma io sono molto più alto di massimale. Come facciamo adesso? Se voglio mettere 270? Niente, devi diventare più debole. No, assolutamente no. Cioè, bisognerà scaricare tutto e mettere gli schi più piccolini. Sono 2-3. Chi se ne frega? Venti chili più almeno, dai. Cioè, non mi sono allenato oggi. Cosa ho fatto? Non sono manco sudato. Niente, volevo fare di più, ma non ci sta abbastanza spazio, non è colpa del bilanciere, ma è colpa dei dischi, sono troppo larghi. Ecco perché in gara si usano i dischi fini, per questo motivo qui. Perché quando vuoi caricare al limite del bilanciere, non si riesce perché i dischi sono troppo larghi e non si riescono anche a mettere le mollette. Adesso farò un solo set da 50 kg, provo a farne 10. La cosa difficile dei manubri grossi è proprio la stabilità, perché a meno che non avete qualcuno che ve li passa, dovete mettervi sulle cosce e poi buttarveli addosso. Ora, la panca con i manubri. Si fa l'arco o non si fa l'arco? Ovviamente sì, vale ancora di più perché siete ancora più instabili, quindi dovete stare ancora più incastrati. Non ci sarà ovviamente la storia del ROM ridotto, quindi questo dimostra che l'arco si fa principalmente per stabilizzare le spalle. L'angolo non sarà aperto come col bilanciere, ma sarà più chiuso, quindi sarà più arruotato, proprio perché non abbiamo il vincolo del bilanciere. Proverò a fare 50, non l'ho mai usato in manubri perché in palestra dove andavo io era massimo 48 o 46, vediamo se riesco a farne 10. Devo incastrare bene, un po' ruotati. Ah, occhio, penso un 4x8 ci sarebbe uscito, però vedrete solo una serie oggi. Forse senza andachili li facevo. Buono. Allora, ho fatto tutte e tre i lift, ho fatto anche distensione dei manubri. La seduta si è andata troppo lunga e tassante, quindi ho preferito evitare di fare questi esercizi. Comunque, la palestra a livello estetico è molto bella. Sarebbe da cambiare la panca, i tappetini per me sono troppo morbidi, però se non caricate grossi chili non è un problema. Sì, effettivamente il pavimento non è solido, però purtroppo vivendo in un condominio devi fare delle scelte, che è o il quieto vivere o il pavimento molto solido. Per la panca invece hai assolutamente ragione, era già intenzione di cambiarla, questo è uno dei prossimi acquisti che faremo sicuramente nella palestra. Quindi per adesso diciamo che la recensione in complesso è positiva, c'è anche da dire che i dischi pure non sono abbastanza funzionali a un bilanciere da powerlifting, perché poi devi caricare tanti dischi sullo stacco, un problema, e c'è anche più lavoro di stabilità perché oscillano. Infatti oggi non ho voluto rischiare di andare troppo oltre, lo stacco mi ha troncato la salita di altri carichi. Per cui Matteo, è stato un piacere. Piacere mio. Dal vivo non mi sembra dopato, l'effetto ovviamente è diverso dalle foto, quando si ha una bella muscolatura e un'ottima definizione sembrate chissà cosa, non che non lo sia, però sembra molto di più. La BF bassa rende molto di più sulle foto e sui social, una BF più alta fa il contrario. Tu che dici? Dico che però dal vivo sono pelato come in foto. E io ho meno barba di lui. Chiudiamo con la posa di Matteo. Capito il toglio di me ovviamente. Per chi non seguisse Matteo ovviamente potete iscrivervi al suo canale, e di me già lo sapete. Lasciate un commento se vi è piaciuto questo allenamento, questa esperienza, se volete vedere altri video magari con lui, se dovesse ricapitare queste parti. E non perdete il prossimo video che faremo tra poco, che finirà sul suo canale, che è un botta risposta di tutti i nostri utenti tramite Instagram. Un saluto e alla prossima. Tutta l'attrezzatura che vedete nella mia home gym è ovviamente sponsor Power Gear, azienda leader nel settore da tanti anni, tutto acquistabile sul sito www.powergear.it e in cui potete usufruire del mio codice sconto DOOM64 avendo un risparmio totale del 6%, unico in Italia a darvi questo sconto. Quello che potete comprare ovviamente è un half rack per poter squattare e spancare in sicurezza a casa, una panca regolamentare con schienale molto duro, i dischi ovviamente Power Gear con taglio sottile per poter riempire tutto il bilanciere senza problemi e ovviamente una pedana in 2x1 professionale per poter evitare noie con i vicini, una leva da stacco
e un bilanciere 29 mm Power Gear con cui potete caricare tutti i dischi che volete. Tutto questo ovviamente sempre su www.powergear.it.